diciannovo anno di attività della Fondazione Nicola Tussardi nella città di Milano. Vi ricordo che cosa fa la Fondazione da 16 anni, da quando abbiamo intrapreso questa strategia di non avere una sede fissa, di essere un'agenzia di produzione di arte contemporanea nella itinerante nella città, di identificare luoghi storici e simbolici della città di Milano per creare un dialogo con un artista importante internazionale che viene chiamato da noi per ideare e creare un progetto appositamente per quel luogo. Da 16 anni, perché abbiamo iniziato questa nuova strategia con Massimiliano Gioni, che è direttore artistico della Fondazione e anche il curatore dei vari progetti. Perché facciamo questo? Facciamo questo per far riflettere su temi urgenti, complessi, attuali della nostra società. Lo facciamo non con nessun tipo di presunzione, ma con quello che è il nostro, la nostra mission, ovvero l'arte contemporanea, attraverso lo sguardo degli artisti. Quello che vogliamo che succeda è che attraverso l'arte contemporanea, l'energia che si immette in questi luoghi storici e stratificati appunto di significati della città, l'energia portata dall'artista e da ciò che l'artista identifica e crea in questi luoghi, possa dare uno sguardo e creare una riflessione completamente diversa rispetto a quella a cui siamo abituati, sia sul luogo in sé, questi caselli, poi vi spiegherà il curatore e l'artista che cosa significa, cosa hanno significato la storia, anche la stessa del corno, ma cosa vogliono dire adesso ricoperti da questi sacchi di lino che Ibrahim ha realizzato. Quindi far riflettere sul significato dei luoghi, ma soprattutto far riflettere rispetto a quello che ci circonda oggi, che sono appunto dei temi complessi, spinosi, urgenti, che a volte è difficile avvicinarsi in modo anche empatico. Ecco, attraverso lo sguardo dell'altro, attraverso lo sguardo degli artisti, possiamo avvicinarci magari con meno ragionamento ma con più empatia e quindi avere una riflessione diversa. Questo progetto è nato attraverso la collaborazione di una fondazione privata e di istituzioni pubbliche. Abbiamo di fianco a me l'assessore del Corno, con cui abbiamo da anni un proficuo dialogo e scambio e con cui dialoghiamo per poter realizzare questi progetti, che sono ovviamente luoghi pubblici e per cui è necessario avere delle autorizzazioni, permessi, ma soprattutto un dialogo proficuo. Volevo ringraziare anche chi ha potuto contribuire alla realizzazione di questo progetto, quindi il Comune di Milano e l'assessorato alla cultura, la fiera MiArt, c'è qui con noi il direttore Alessandro Rampottini. Vi ricordo che questo progetto avviene nell'autunno e nella Design Week, quindi le due settimane di Milano molto molto importanti, soprattutto molto affollate. Confcommercio, che ci ha dato questi due luoghi, e la Galleria dell'Artista a Palazzo di Brescia, che ci ha permesso di realizzare questo progetto insieme all'artista. Ora cedo la parola all'assessore del Corno. Grazie.